Sono un'attivista berbera. Sono in Italia da 13 anni. Ho fatto l'università ad Algeri, dove sono nata e cresciuta. In Algeria ci sono diverse tribù berbere. I Kabili sono i più attivi. Ho fatto una scuola di commercio, anche se non rappresenta la mia personalità. Ho fatto due master in Italia e mi sono sposata in Italia. Ho conosciuto mio marito in Algeria. Poi siamo venuti in Italia. Ma volevo già andarmene, volevo girare un po' il mondo e il mio sogno era quello di lavorare per la cooperazione. Non ero un attivista all'epoca del decennio nero. Ci hanno rubato la nostra gioventù e la nostra vita. Non potevamo manifestare. Ero femminista, atea, sebbene non l'ho mai gridato per rispetto a mia madre. Ero per la libertà di vivere contro il codice della famiglia, per vivere tutti insieme in pace. La cosa più insopportabile del codice di famiglia è che solo il marito può ripudiare la moglie e non viceversa. E questa norma deriva dalla Sharia. Le donne ripudiate spesso devono lasciare anche la casa al marito, al contrario delle donne italiane che in genere restano a casa coi figli. Adesso finalmente mi è possibile manifestare. Sono andata a fare due manifestazioni in Algeria ad agosto. Volevo andare giù anch'io, urlare in piazza, era una cosa che mi portavo dentro da sempre. E purtroppo non sono riuscita ad andare nel carré femministe, non sono riuscita a beccarli. Le manifestazioni erano pacifiche, belle, c'erano milioni di persone, c'erano donne, uomini, giovani, famiglie, mamme e nonne che davano forza alle istanze delle più giovani. Sebbene ad agosto fosse già proibita la bandiera berbera, io avevo la maglietta con la scritta in berbero. Altre donne avevano i gioielli berberi e i vecchi e i giovani dei quartieri popolari gridavano «Anche noi di Algeri siamo berberi!» E anche nel sud è uscita questa identità berbera. Ora ci sentiamo meno soli. Ci sono persone che non sapevano di essere berberi e lo stanno scoprendo ora. Stanno scoprendo ora di avere un'identità ricca, profonda. Non avevo un legame con i partiti berberi come militante iscritta. Ma certo per me i partiti berberi sono gli unici partiti veri. I berberi, che sono addirittura accusati di essere pro-francesi, mentre hanno dato il sangue per la liberazione, e sono quelli che per primi hanno dato vita alla FLN. Io non ho mai votato per i partiti, e i partiti berberi hanno sempre chiamato all'astensione. I partiti berberi FFS e RSD. Durante le prime manifestazioni pensavano che fossi pagata dai partiti. A Milano, quando è iniziato l'Iraq, c'era un gruppo di donne non velate che venivano, mentre quelle velate venivano con la famiglia, ma non sono riuscita a prendere contatti perché la comunità l'ho conosciuta durante la manifestazione. Ho conosciuto solo alcune, ma poi dopo le elezioni ci siamo fermati. Qui non ha votato nessuno, anche se poi hanno annunciato numerosi falsi. Noi controllavamo i seggi, anche quelli di Rashed. All'inizio la prima manifestazione è nata dalla richiesta di un signore algerino che abita a Milano e per raggiungere la comunità si è rivolto alla moschea, unico modo per raggiungere gli algerini. Lui è un musulmano, però è molto aperto, di una famiglia molto numerosa, rappresentante dell'Algeria che vorrei. Allora, io sono andata perché un ragazzo marocchino dell'Associazione Berbera di Milano mi ha mandato un video dicendomi che avevano organizzato una manifestazione a Milano. Io non frequento gli algerini. Il marocchino mi ha mandato un video su Facebook e ho visto che veniva dalla pagina Facebook Algerini in Italia. Ho iniziato a chiedere quando sarà la prossima manifestazione, ma non conoscevo nessuno, quindi non sapevo chi fossero gli attori della comunità. E sono andata alla prima manifestazione, che come in Algeria era un insieme di persone molto diverse e io sono andata stampandomi dei manifesti molto osé. Prima di andare alla manifestazione ho cercato di contattare gli algerini in Italia attraverso Facebook o attraverso internet per cercare artisti algerini. E quindi attraverso internet sono entrata in contatto con la comunità algerina e ho provato anche attraverso il consolato per avere una lista degli algerini. Ora la gente ha smesso di scendere in piazza e quindi ho pensato di smettere. Comunque la gente non viene anche perché non sa di chi fidarsi. Io sono stata minacciata già prima. In occasione di un incontro avevo difeso la berberità e sono stata convocata al consolato e mi ha consigliato di non frequentare l'associazione culturale berbera per la mia sicurezza. Poi una seconda volta
in occasione delle elezioni di dicembre 2019, quando già eravamo parte di Free Algeria, che è un ombrello di associazioni in giro per Europa e America. C'era già un agente segreto algerino che ci ha minacciato di non poter più tornare in Algeria perché ci sequestravano all'aeroporto. E questo purtroppo è stata un'intimidazione molto forte e tante persone si sono ritirate per paura di non poter rinnovare il passaporto. Anche se poi, a un controllo fatto da alcuni di noi alla dogana in Algeria, abbiamo avuto rassicurazione che non ci avevano segnalato. Secondo me l'Iraq ha preso forza quando sono uscite le donne, il 9 marzo, quando si è saldato con la festa della donna. La donna è rivoluzione. Gli uomini hanno il sangue caldo, la donna invece è capace di calma forte. D'altronde, quando le donne sono uscite, anche gli uomini hanno avuto più coraggio. Quando la donna scende in piazza e apre bocca, in società come le nostre, vuol dire che il momento del cambiamento è arrivato.